Quindi, quando un parapetto diventa magico, in termini di bellezza, attrattività, personalizzazione, ti sei mai chiesto quali sono i pericoli che si nascondono dietro una cattiva progettazione che posa in opera? Quindi adesso andremo ad esplorare un po' le linee guida per una progettazione ottimale. E come verifichi la resistenza di un parapetto in vetro? E quindi come progettare efficacemente un parapetto che combini funzionalità, stile, senza appunto trascurare i dettagli tecnici. Non ci affideremo né a San Google né a San YouTube, perché sappiamo che non sempre ti danno una certezza del risultato e non sempre trovi quello che ti serve nel momento in cui ti serve. Quindi diciamo, prendiamoci un po' di tempo per riflettere su dei concetti tecnici e anche di valore della moda. Ci sarà un bonus a fine speech, quindi ve lo comunicherò alla fine. E partiamo da questa immagine. Non testare la sicurezza sulla tua pelle. Considerando che in Italia il 90% dei parapetti non è a norma, quindi questo è un dato importante. Quindi se non sei un crash tester è meglio non avvicinarsi veramente. Cioè noi abbiamo mostrato alcuni casi, però abbiamo riscontrato questa fotografia, l'abbiamo trasferita con questa immagine. Faraone, per chi ci conosce e per chi non ci conosce, ha recentemente aggiornato il suo brand e quindi ha rivisto il lettering e si trova a parole.it, si trova a Tortoreto Lido nel centro dell'Abruzzo, è stata fondata da Sabatino Faraone, attualmente presidente, e ora è la guida del figlio Flavio Faraone. Dal 2008 ci occupiamo di parapetti in vetro. Siamo stati i primi in Italia a industrializzare i parapetti tutto vetro con il sistema NIFA e ad oggi abbiamo installato più di 1.350.000 metri di parapetti, quindi per darci un'idea da qui alla Scandinavia, quindi diciamo che di strada l'abbiamo fatta e vogliamo trasferirvi la nostra esperienza, quindi frutto appunto di tutte le problematiche anche tecniche che abbiamo trovato in cantiere. E da 15 anni, ora più di 15 anni, il più venduto d'Italia. Questa è la nostra realtà, una realtà fatta sì di azienda, ma soprattutto di persone, quando vediamo la parte superiore, persone tecnici e commerciali, la parte inferiore, la parte produttiva. Faraone, oltre ai parapetti, fa pensiline, tutto vetro, pensiline interni, scale, facciate, però oggi ci concentreremo su parapetti, i parapetti in vetro numero uno in Italia. Vogliamo trasferire questo concetto di architettura, quindi vogliamo assistervi nel creare degli scenari di questo tipo, quindi architetture contemporanee, e poi vedremo anche integrazioni, perfette integrazioni grazie all'uso del vetro che si integra anche in contesti storici. E quindi veniamo alla magia delle architetture con i parapetti in vetro. Partiamo dalle destinazioni di uso, residenziale, condomini, edifici storici, centri commerciali, recinzioni, ambienti di lavoro, strutture sanitarie, edifici scolastici, hospitality, infrastrutture e impianti sportivi, per ricollegarci proprio anche all'intervento di poco fa dell'architetto Pietro Vittorio. Partiamo da questo scenario, qui siamo terrazza di Peccioli, che è progettata dallo studio di Cucinella, e vediamo appunto la perfetta integrazione, che vedere una notevole cura dei dettagli, e immaginate l'affaccio da questa terrazza e come essere nel vuoto.
Qui vediamo un esempio di interazione con il parapetto, può essere scontato, ma molti accostano il vetro alla fragilità. Oggi sappiamo che con il pacchetto tecnologico adeguato si riescono a raggiungere delle prestazioni elevatissime. Pacchetto tecnologico adeguato vuol dire sia il sistema, il profilo, l'elasticità del profilo, la collaborazione col vetro, ma anche e soprattutto il fissaggio, quindi curare tutti gli aspetti. E quindi pensiamo a un elemento appunto interattivo per tutte le persone, per anche gli animali domestici. Per chi ha figli o animali domestici sa di cosa sto parlando. Per chi no, lo può immaginare, quindi siete progettisti, quindi va da sé. Però avere degli spazi circoscritti, degli spazi che mettono in sicurezza e in comfort le persone, ecco, aiuta a vivere meglio quel determinato spazio. E partiamo dal dato che vi ho detto prima: il 90% dei parapetti non è nuovo. Anche abbiamo riscontrato anche parapetti nuovi che vengono installati. Quindi massima attenzione, quello che vi chiediamo è la massima collaborazione e attenzione sotto questo punto di vista. E quindi creare degli scenari così. Qui siamo dalle nostre parti, a Giulia Nova, è arrivata la Tirrenia Adriatica, City Life. Qui una scala all'interno, un cosciale, edifici scolastici. Ecco, qui vediamo il vetro, non so se lo riuscite a percepire bene, io vedo un po' di taglio, però ci sono delle lavorazioni sul vetro e quindi ha questo effetto legato. E vediamo che il vetro è alto, è un aspetto importante perché vengono sempre più richiesti vetri alti, soprattutto in queste fasi, in contesti scolastici. Parlate il vetro per teatro. Quante volte è capitato di avere la barra del parapetto appunto a teatro, quindi vedere, cioè non godersi proprio appieno tutto quanto lo spettacolo. Zaradid, stazione marittima di Salerno, Giovan Boss, Mold a Berlino, Fiumicino, questa è un'immagine dell'edificio residenziale. Parapetto in vetro non vuol dire solo trasparenza, ma in questo caso è stato utilizzato un vetro fumè. Altri edifici residenziali. Interior. Qui abbiamo notato che c'è un'elevata cura del dettaglio, anche con le finiture, sia per l'alluminio, sia per il vetro. In questo caso è stato inserito il LED. Affacci. Qui siamo sul lago di Garda. E qui siamo sul lago di Como. Impianti sportivi. Piscina Felice Scandone a Napoli. Qui siamo a Mugello, qui siamo a Games Stadium. Ecco, vediamo come si garantisce la massima trasparenza anche, e io vorrei dire soprattutto ai più costi, perché sono quelli che poi pagano di più i biglietti. Quindi in collaborazione con studi del tipo di Michele De Lucchi, Liveskin, Zalid, Fuxas e altri, che hanno portato ad una raccolta contenuta in questo libro Architetture Trasparenti per descrivere le potenzialità dei progetti con il vetro. Possiamo affermare che siamo tanto vicini ai progettisti. Questa mattina parlando con alcuni di voi e siamo arrivati appunto a dialogare sugli strumenti che offriamo e ho ricevuto un feedback positivo ad esempio sul BIM, quindi sui modelli BIM dei parapetti. Questo insomma ci fa piacere perché appunto sono degli strumenti che voi potete usare per tutti i vostri progetti e sono funzionanti. Farò in forma periodico piuttosto che strumenti proprio per il progettista, banco prove reali. Rete capillare in tutta Italia è un dipartimento di ricerca e sviluppo specifico con un laboratorio interno che ci permette di fare dei test sia sulle nuove linee sia su delle destinazioni d'uso specifiche, ad esempio installazioni su legno. Ora parliamo di alcune innovazioni sul parapetto, quindi parliamo di scenari luminosi, quindi come avete visto prima con la luce all'interno del profilo, quindi per creare un tipo di effetto, piuttosto che all'esterno. Adesso abbiamo visto che un sistema di
segnapassi o anche di illuminazione esterna, crea degli effetti molto gradevoli, uniti anche a tutti quegli effetti di luce che si vede sempre di più sotto, anche sotto i balconi, ma anche quello di facciata. Quindi proviamo a immaginare gli scenari possibili, quindi sia lato esterno sia lato interno, o a anche entrambi i lati, quindi interno e esterno. Qui vediamo un'applicazione sotto il profilo, in questo caso montato a fonte solaio. Ora partiamo da alcune domande fondamentali che ci portano un po' a fare delle riflessioni. Il parapetto può essere pericoloso? Quando un parapetto può essere pericoloso? In caso di incidente, di chi sono le responsabilità? E come evitare il problema? Ora vi mostro dei fatti realmente accaduti, presi da degli articoli di giornali, e sono alcuni tra molti. Questo per fissare un po' nella mente quello che accade se non si pone attenzione. Non stiamo parlando di finestre, di spifferi, di abbinamento cromatico. Qui stiamo parlando di protezione delle persone, quindi immaginiamo di essere al terzo, quarto, quinto piano e evitare che le persone cadano giù, soprattutto in strutture pubbliche, ma anche nel residenziale in presenza di bambini anziani. Possibile cala dei bambini di 9 anni, qui altro concetto legato a parapetti scalabili, quindi massima attenzione, evitiamo che siano scalabili. Quindi strutture arrugginite che si rompono. Questo è un video virale che è girato un po' di tempo fa, e a seguito di una colluttazione tra marito e moglie, ecco, sono appoggiati al parapetto ha ceduto e sono caduti giù. Fortunatamente non è più niente di grave per vedere la stazza, però vi assicuro che bisogna porre molto attenzione, non solo il portello di vedere questo video. State immaginando tutti la scena vostra con il vostro relativo moglie e marito? No. E quindi abbiamo registrato decine e decine di casi, come dicevo prima, e puoi ricercare tu stesso su Google cede parapetto, cede ringhiera, crolla balcone, per capire che appunto la problematica magari è circoscritta, poi non viene ampliata a livello nazionale, però sono tutte notizie legate al territorio. E quindi massima attenzione. Qual è lo stato dei parapetti in Italia? Visti da occhi innocenti sembrano spazi sicuri, tuttavia spesso non è così. Per via di strutture arrugginite, fissaggio al limite, vetri retinati o nessun vetro di sicurezza. E quindi non si tratta solo di costruzioni 70 anni fa, ma anche di costruzioni più recenti, 15 anni fa. Quindi questo è un aspetto importante, perché magari uno associa solo alla costruzione dell'edificio, ma in realtà riguarda delle volte che ho riscontrato. Siamo stati chiamati per intervenire su installazioni fatte a seguito del poco. Quindi possiamo, chi progetta può evitare questo. Perché accade questo? Appunto, strutture arrugginite, qui vi mostro un esempio. Vetri retinati sono banditi dalle nuove normative, quindi laddove ci sono andrebbero tutti sostituiti, ma non si può sostituire tutto il vetro, ma sostituire tutto il parapetto, perché appunto qui vediamo che già è la struttura che è cedevole e poi non si può sostituire il vetro e avere la stessa garanzia. A Roma ho visto la sostituzione dei retinati con dei pannelli, penso, di cartongesso, delle tamponature di legno, quindi roba folle. Quindi attenzione, massima attenzione sotto questo punto di vista. Cemento ammalorato, quindi se noi ci andiamo a fissare sul cemento ammalorato, diciamo che è complicato. Quindi l'assoluta pericolosità del parapetto, pericolosità di caduta di persone o cose dal balcone, pericolosità di caduta di residui dal balcone,
E quando accade questo, di chi sono le responsabilità? Dell'installatore, direttore dei lavori, impresario, progettista, amministratore del condominio, azienda produttrice e anche il proprietario. Cioè, quindi sono tutti gli attori che sono chiamati in causa, perché appunto poi si è nelle mani di un giudice che prende le proprie decisioni e valuta. Perché è accaduto questo? Perché accade questo? Di certo, a seguito delle norme carenti fino a qualche anno fa, sono state aggiornate recentemente. Noi abbiamo dato un grosso contributo grazie alle prove che abbiamo eseguito in laboratori presso gli enti certificatori. Però fino a qualche anno fa non si sapeva come si comportava un parapetto in vetro o un parapetto in generale. Pacchetto tecnologico limitato, come dicevo prima, posa in opera non alla regola d'arte, manutenzione poca o nulla, e spesso il parapetto è l'ultimo elemento che viene preso in considerazione, perché non c'è consapevolezza del pericolo che si potrebbe correre. E quindi come avere un parapetto a norma? Andiamo nella parte della sicurezza. Allora, l'altezza minima da pavimento a bordo superiore deve essere di 1 metro a livello nazionale. Noi ci posizioniamo già a 1,10 m, però ci stanno tenendo metri sempre più alti, quindi arriviamo noi fino a 1,5 m. Può cambiare appunto a seconda dei comuni, alcuni si arriva a 1,10 m. 200 kg più 50% di sicurezza, quindi significa test fino a 300 kg di spinta al metro lineare applicata al bordo superiore, oppure 300 kg per i luoghi affollati, quindi significa 450 kg di spinta al metro lineare al bordo superiore. E poi la resistenza all'urto, da 350 a 600 joule su 3 punti della lastra di vetro. Questo vuol dire, immaginiamo la massa di volt che prende una rincorsa di 6 metri e impatta sul parapetto, cioè quello è l'impatto. Hai mai visto una prova dal vivo? Il nostro consiglio è quello di usare sempre e solo prodotti a norma. Appunto, questo è un esempio di prova di spinta con carico distribuito nella parte superiore, e questo è un esempio di prova d'urto e viene eseguito su 3 punti della lastra: parte centrale superiore, parte centrale centrale, parte superiore destro-sinistra. Queste sono le norme di riferimento, le uniche vigenti oggi, quindi chi vuole può fare una foto e indicano i carichi, la tipologia di vetro, la procedura dei test e la indicazione sull'altezza, la scalabilità e la traversabilità. Vanno applicate a seconda di come poi, di qual è la destinazione d'uso, quindi bisogna essere esperti in materia. Noi un ufficio di consulenza, quindi riusciamo a darvi delle indicazioni, quindi basta che vi rivolgete voi e vi rispondiamo. Ad ogni modo, chi ad esempio usa, fa riferimento solo alla norma MUI del 99, non vuol dire che è norma, cioè quindi ci sono delle diverse normative a seconda dei contesti. Qualsiasi prodotto non conforme a queste norme, fa riferimento a norme antecedenti, non è più in regola. Questo è un aspetto che voglio rimarcare. Ecco, questi sono i nostri parapetti per il nuovo, per le ristrutturazioni. Partiamo dal tutto vetro, l'IFA, montati attraverso l'alluminio e il vetro Meyer Core, Giulietta, il balcone alla francese, dico sempre resistente come un parapetto in vetro, perché le normative danno altri valori più bassi, però per noi, quando si apre la finestra, magari si fa una festa, diventa come un balcone, quindi sostanzialmente deve garantire sempre almeno 200 kg, quindi questo è un aspetto non secondario. Ora, i 10 principali vantaggi del parapetto in vetro, parole per l'edificio. Al primo posto sta l'aumento del valore dell'immobile, nel residenziale vale di più, qui vediamo degli esempi prima e dopo, questo è quello che dicevo, qui immaginiamo. In questo caso c'è pietra, però immaginiamo che ci fosse un vetro retinato nello stesso modo. Quindi questo però è l'effetto che si ha, il prima e il dopo.
tempi più alti di quanto richiesto e sempre in sicurezza, quindi maggiore comfort e sicurezza per chi vive in balcone e sono difficili da scavalcare. Come vediamo qui, siamo all'altezza su 1,5 metri. Barriera a rumore. E questi sono i risultati che si ottengono in termini di decibel con dei vetri più alti. Barriera al vento. Recinzioni esterne, quindi applicazioni non solo su balcone e terrazze. Vista libera in totale sicurezza, quindi come spesso ripeto, ci sono dei panorami che vanno solo preservati, tipo quello prima iniziale di Peschici, oppure ci sono degli spettacoli che, dove va preservata la vista, come ad esempio lì per le sportive, i teatri, dove va garantita la vista senza varie lesioni. Varietà di scelta per varie esigenze, quindi parapetto tutto vetro, vediamo alcuni scenari, diverse applicazioni. Parapetto in vetro e in alluminio. Qui vediamo prima e dopo. Ecco qui, diciamo che l'effetto è cambiato, si è rispettata la richiesta di mantenere la stessa facciata, e però appunto si è fatto un intervento mettendo in sicurezza dello spazio, e in questo caso il progettista ha scelto di garantire privacy con un vetro bianco latte. Questo è un altro intervento, quindi troviamo anche degli stati dell'arte al limite proprio, quindi con dei ripristini da fare. Quindi alla domanda, quando io trovo uno stato di questo tipo, cosa devo fare? Va ripristinato, altrimenti non c'è ancora di sicurezza del fissaggio. E quindi poi è stato fatto un ripristino e poi un intervento con staffatura tutta verificata, sia con i calcoli dell'ingegnere, poi verificata in cantiere. Quindi tutto quanto a norma di sicurezza. Il parapetto è personalizzabile in tutti i suoi aspetti, sia nell'alluminio che sia nel vetro. Quindi immaginiamo, siamo sul vetro, possiamo stampare anche un quadro concettualmente, quindi non ci sono limiti oggi. E anche sull'alluminio, l'avete visto sicuramente nel mondo delle finestre, per la sublimazione si possono avere degli effetti materici davvero, davvero elevati, tipo il curtain, tipo effetto velluto, tipo effetto legno, oltre ai classici RAL e anodizzazioni. E quindi, come dicevamo prima, sicurezza non solo per le persone. Quindi, in questo caso, diciamo, siamo un livello di sicurezza sicuramente inferiore rispetto ad avere l'area tutta protetta. E un altro aspetto importante, e ne stiamo discutendo anche oggi al desk, è la manutenzione. Quindi, di certo, un parapetto in vetro, in alluminio, non ha i livelli di manutenzione di un parapetto in ferro e in cemento o altro materiale, anche in legno. Quindi è un vantaggio notevole. Esatto, perché comunque vengono utilizzati delle colorazioni, delle verniciature qualicotte e qualicotte, quindi di elevata qualità, e quindi offrono una tenuta del colore nel tempo. Cosa abbinare a un parapetto? Le pensiline. Ad esempio, molto spesso dove viene installato un parapetto, o sulla finestra oppure sull'ingresso, ci viene richiesta l'installazione anche della pensilina in vetro e mantenere la stessa linea. In chiusura, quando un parapetto diventa magico? Quando è sicuro? Quando è sicura l'estetica, quindi offre prestigio? Quando
offre comfort al balcone o terrazzo. Quando ho creati per barriere al rumore, al vento, alla scalabilità e offrire maggiore protezione, offre un maggior valore economico dell'edificio e quando offre zero manutenzione. E questa è solo una parte delle informazioni che io vi trasmetto adesso sui parapetti in vetro. E proprio per questo adesso vi parlo del bonus che è a vostra disposizione e riguarda una delle nostre pubblicazioni, il manuale del parapetto in vetro, il manuale degli impianti sportivi, quindi la progettazione di architetture trasparenti. Il manuale del parapetto in vetro è stato richiesto ad oggi da più di 16.000 professionisti e quindi è uno strumento che si è rivelato molto utile per una conoscenza base. Uno strumento più tecnico, molti di voi già lo conoscono perché si sono avvicinati già al desk, è la guida della progettazione dei parapetti in vetro, è stata richiesta già da più di 8.000 professionisti, e qui trovate tutti i disegni tecnici su applicazioni moderne, quindi che riguardano appunto applicazioni con presenza di cappotto piuttosto con coibentazione con una pelastica, come intervenire, infiltrazioni, montaggio con pavimenti sopraelevati e con previsione di canaline di raccolta dell'acqua. Quindi è uno strumento molto prezioso e da qui si possono scaricare i DVG, quindi in abbinata sia la guida che poi i relativi DVG, i disegni. Purtroppo siamo in ristampa, quindi abbiamo disponibile solo il PDF, quindi però al desk abbiamo il QR code che ci può che vi diamo per poter scaricare il PDF. Per chi progetta impianti sportivi abbiamo il manuale parapetti per tribuni impianti sportivi, e questo essendo più specifico è stato richiesto a più di 6.000 professionisti ed è una fotografia di quello che è lo stato dell'arte dei impianti sportivi e dà delle indicazioni tecniche specifiche su il tipo di parapetto a seconda di dove va installato all'interno del progetto dell'impianto sportivo, perché ci sono delle zone che richiedono più resistenza e altre invece no. Quindi manuale del parapetto in vetro e parapetti per tiro di impianti sportivi rappresentano un'enciclopedia sui parapetti che abbiamo insomma riscontrato ha suscitato notevole interesse. E puoi chiedere una copia gratuita a desk del manuale fino al esaurimento, non abbiamo molti, e quindi vi invito a venire a desk. La guida, questo è il QR code, però abbiamo anche il QR code al desk, e quindi vi invitiamo a venire al nostro banchetto. Se ci sono delle questioni tecniche abbiamo anche l'esperto sul campo, quindi il nostro Davide Santoma, il manager, che ti dà delle indicazioni proprio precise a seconda del progetto, e poi insomma possiamo proseguire eventualmente il nostro dialogo. Io vi ringrazio per l'attenzione.